Dottoressa Marrazzo, io vorrei parlare con lei di che cos'è la terapia occupazionale. Ecco, spieghiamolo ai nostri telespettatori. Sì, allora la terapia occupazionale è una, diciamo, la sfera riabilitativa che occupa l'utente in attività di cura di sé, lavoro, gioco e tempo libero. Diciamo che l'obiettivo principale del terapista occupazionale è quello di rendere autonomo il proprio utente nelle attività di vita quotidiana, che possono essere la vestizione, l'alimentazione, l'igiene personale, tenendo sempre bene conto però delle abilità e delle capacità residue dell'utente che abbiamo di fronte. Questo avviene tramite l'insegnamento di alcune strategie alternative che possono aiutare appunto ad essere indipendenti in tale attività, e oppure dove non è possibile utilizzare queste strategie verranno inseriti degli ausili e quindi l'addestramento all'utilizzo di tali ausili. Inoltre viene utilizzato il gioco, il lavoro e il tempo libero come attività per spronare il nostro utente ad eseguire alcuni esercizi che riguardano magari la memoria, la logica, la scrittura, ma anche alcuni esercizi motori che riguardano soprattutto la mano. Quindi andremo a lavorare sul rinforzo muscolare, e esercizi che migliorano la motricità fine e grossolana della mano. Infatti diciamo, nella nostra struttura il terapista occupazionale si occupa anche di elaborare, di creare degli splint statici diurni. Quando parliamo chiaramente di questo tipo di terapia occupazionale, stiamo parlando quindi di tutori che vengono adeguati alla persona e in particolar modo, diciamo, una persona magari che ha subito un ictus e quindi ha l'arto superiore in qualche modo bloccato? Sì, viene creato proprio su misura per questo tipo di patologia e diciamo che serve soprattutto ad evitare che, nonostante la patologia, insomma, ci siano retrazioni muscolari, tendine e dell'arto colpito. Quindi lo splint serve appunto a mantenere la mano nella posizione neutra, quindi con dita aperte e polso flesso nella giusta posizione. L'obiettivo è quello del recupero, in questo caso dell'arto. Mantenimento, sì. E piano piano anche ovviamente solitamente una persona emiplegica porta ad avere un polso flesso con dita comunque chiuse, quindi la famosa mano a pugno. E lo splint serve appunto piano piano ad aprire, provare comunque ad aprire le dita della mano. Quindi è una fase veramente completa di riabilitazione. Sì, direi che comunque la parte conclusiva insieme al fisioterapista, insomma, quindi di collaborazione affinché si possa aiutare il nostro utente a mantenere un'articolarità comunque stabile della mano. Come reagisce il paziente a questa proposta? Ma solitamente accetta volentieri. E quindi in base al solitamente comunque in due sedute riusciamo a confezionare il nostro splint e durante le ore diurne lo portano tranquillamente senza nessuna difficoltà. Quindi è qui all'ANMIC che fanno anche questa forma di terapia, di recupero, insomma, in qualche modo, di mantenimento dell'arto? Sì, solitamente una o due sedute a settimana vengono effettuate con me e dopo aver fatto lo splint comunque si lavorerà solo ed esclusivamente sull'articolarità della mano, quindi sempre per cercare di portare in estensione le dita. C'è una reazione migliore e più efficace da parte della donna colpita da questa patologia o dell'uomo? Allora, solitamente la donna reagisce meglio, però è anche vero che dipende dalla gravità, anche dalla lesione comunque che è stata subita, insomma, che è stata colpita, perché in base a quello abbiamo anche un tipo di. Cioè, sì, è la, insomma, la, la sia la parte muscolare che la parte, diciamo, articolare è colpita diversamente in base al tipo di lesione che si è avuto. Quindi tra maschio e femmina non ho notato grandi differenze. Allora, quando parliamo di questi tutori per l'arto superiore, ecco, come vengono confezionati?
Allora, il materiale si chiama termoplastico, è appunto un materiale di plastica che viene sciolto in dell'acqua molto calda. Una volta che è stato sciolto, viene applicato sulla mano del nostro paziente, si prende bene la forma, il calco, dopodiché viene estratto e con la nostra pistola termica viene poi perfezionato, quindi gli angoli verranno smussati e dopodiché verranno applicati dei velcri in maniera tale che lo splint possa rimanere comunque ben aderente all'arto. Migliora in qualche modo l'utilizzo del braccio, c'è una maggiore consapevolezza da parte del paziente che ha questo arto, perché di solito quando c'è l'ictus pare che la parte che viene paralizzata è come se non esistesse. Sì, solitamente l'impatto è quello, però diciamo che lo splint aiuta in qualche modo a sorreggere e comunque anche a mantenere in apertura la mano, quindi già questo per loro è un grande passo avanti. Per quanto tempo devono essere indossati questi tutori? Allora, gli splint vanno tenuti soprattutto durante le ore diurne è consigliato, e anche perché comunque l'utente ha una visione maggiore della mano e può essere tenuto anche tutta la giornata. L'importante è che non sia a contatto con acqua e con fonti di calore, perché altrimenti potrebbe perdere il modello originale. Sono leggeri, sono sopportabili questo tipo di tutori? Sì, sono leggerissimi e poi comunque non sono di sostanziali grandezze, ecco, comunque devono supportare l'arto, ma sono leggerissimi e comodi. Questi tutori permettono, per esempio, di fare esercizi di scrittura, di motricità, o in realtà servono soltanto a far sentire al paziente che, insomma, una reazione dell'arto? Allora, se parliamo sempre della persona con ictus, non può comunque scrivere a prescindere, cioè comunque con l'artroplegico non riesce ad effettuare grandi movimenti. Però per quanto riguarda gli altri splint, quindi per rizoartrosi, tunnel carpale, non so, De Kervén, comunque sono tutori fatti in modo tale che l'utente possa utilizzare durante le ore anche lavorative, quindi diurne, e che può utilizzare quindi durante le attività. Quelli permettono di eseguire l'attività tranquillamente, mentre quello per l'emiparesi è difficile, insomma, che possa utilizzare l'arto. Quindi questo tipo di tutore viene utilizzato per diverse patologie. Sì, per diverse patologie, come dicevo prima, tunnel carpale, rizoartrosi, dito a scatto, De Kervén, cosa abbiamo più? Ci sono effetti benefici per il paziente che indossa questo tutore? E sempre parlando del Non dell'ictus, di queste altre patologie in generale. Allora, solitamente sì, perché comunque va a bloccare l'articolazione. Per quanto riguarda, per esempio, la rizoartrosi, comunque va a bloccare l'articolazione danneggiata, quindi non verrà più sovraccaricata, come quando non c'è lo splint. Quindi sicuramente riceveranno sollievo. Lei si interessa anche della realizzazione, della costruzione di questi tutori? Sì, li faccio io. Sono io quella che si occupa comunque di costruirli e di confezionarli. Questo è molto importante perché chiaramente lei, ecco, prende subito la misura dell'arto, insomma, che deve essere in qualche modo attenzionato e quindi costruisce lei questi tutori. Infatti ho bisogno proprio insomma, dell'utente che venga perché comunque va preso il modello sulla mano. Perché altrimenti si potrebbe andare a comprare quelli già confezionati. Questa terapia occupazionale, ecco, rientra appunto in quella che può essere proprio la terapia di riabilitazione del soggetto? Sì, rientra appieno, oramai siamo, si può dire, dovremmo essere assunti in qualunque struttura riabilitativa. È un'innovazione, nel mondo della riabilitazione. Sì, in realtà in Italia esiste già da un decennio, più di un decennio, però essendo una nuova laurea comunque conosciuta da poco e si sta iniziando piano piano a farci strada.
Lei, diciamo, opera qui all'interno dell'ANMIC e quindi ha la possibilità di incontrare tanti pazienti, insomma, di diverse età e con diverse patologie. Ecco, l'approccio quando lei presenta questo tipo di tutore, quando spiega che questo tutore serve, insomma, per migliorare la qualità della vita del paziente, anche dai familiari, come viene accolta? Ma solitamente viene accettata ben volentieri. Io prima di tutto comunque faccio vedere sempre lo splint, perché per quanto riguarda l'emiplegico comunque è abbastanza grande, comunque abbastanza evidente. E però sono sempre tutti molto d'accordo, perché per quanto riguarda la salute, insomma, si fanno avanti tutti. Quindi viene accettato bene anche dai familiari, anche perché sono facili e comodi anche da indossare. Questo dà l'idea di un gesso moderno? Eh beh sì, ci proviamo, ci innoviamo un po' tutti quanti. Quindi in ogni caso è utilizzato, ecco, proprio per andare incontro anche all'esigenza di non creare problemi ulteriori all'arto che in quel momento, insomma, rientra in uno stato di salute precaria. Sì sì, certo, appunto evita questa flessione, insomma, della mano a pugno, e in qualche modo cerca di rendere più stabile la mano del nostro utente. Ci può dire, insomma, quali sono stati i risultati di pazienti che hanno in qualche modo avuto questi tutori, hanno messo questi tutori? Allora, diciamo che ancora siamo un po' all'inizio, però alcuni utenti ne sono fieri, si trovano bene e lo usano tutti i giorni. E anche quello per la rizoartrosi lo abbiamo testato, insomma, e viene portato tutto il giorno e riferiscono di avere meno dolore comunque. È soddisfatta di questo suo impegno all'interno dell'ANMIC, insomma, di questo rapporto diretto con i pazienti? Tantissimo, specie quando ti ringraziano, è una vera soddisfazione. Siamo all'ANMIC con il dottor Saverio Fontana. Dottore Fontana, già nel TG nei nostri TG abbiamo parlato delle complicanze post ictus a livello della spalla. Ecco, approfondiamo questo argomento. Di che cosa si tratta? Allora, partiamo dal dire che la spalla è un'articolazione complessa. Complessa vuol dire che è formata da più articolazioni. Attraverso il movimento coordinato di tutte e sette le articolazioni che compongono la spalla è possibile realizzare quella che è la funzione fondamentale di questo segmento, di questa articolazione, cioè il posizionamento e l'orientamento nello spazio della mano, dell'arto superiore. Questo a cosa serve? Ci dà la possibilità di poter realizzare alcuni movimenti utili e indispensabili per la nostra vita quotidiana. Pensiamo ad esempio la capacità e la possibilità di poter prendere un oggetto, di poter afferrare un oggetto, la possibilità di poter mangiare, la possibilità di poter lavare il viso, per esempio. Va bene? Ci è permesso attraverso il corrente orientamento e posizionamento attraverso la spalla della nostra mano. Cosa succede? Che se questa armonia, no? Questo coordinamento tra tutte e sette le articolazioni viene interrotto per un qualsiasi motivo, per una situazione patologica, diciamo, di conseguenza si creano, diciamo, dei cattivi allineamenti e delle retrazioni, soprattutto dei muscoli, comunque dei tessuti che contengono la spalla, che portano a dolore e a limitazione funzionale, diciamo, impossibilità di muoversi correttamente. Se noi parliamo dell'ictus, stiamo parlando in particolare delle conseguenze dell'ictus. Se parliamo dell'ictus, cosa succede? Noi sappiamo che coinvolge, diciamo, e provoca la paralisi di una metà del nostro corpo. Siccome la spalla è sotto lo stretto controllo, è sotto il preciso controllo di alcune aree cerebrali, se le aree cerebrali coinvolte dall'ictus sono quelle deputate al controllo motorio della spalla, ne scaturiscono delle conseguenze a livello di questo segmento. Diciamo che le complicanze maggiori, diciamo le più diffuse, diciamo, che si possono incontrare subito dopo un ictus sono il dolore alla spalla,
la subluissazione dell'articolazione scapolo-omerale e la cosiddetta sindrome spalla-mano. Per quanto riguarda il dolore alla spalla, può essere collegato direttamente alla condizione di spasticità, diciamo post-ictus. Può essere collegato al cosiddetto dolore centrale post-ictus, a una lesione della cuffia dei rotatori o a una lesione del plesso brachiale. La subluissazione dell'articolazione scapolo-omerale, invece, è dovuta al fatto che i muscoli che contengono nella loro posizione la spalla sotto l'azione della forza di gravità vengono paralizzati, vengono inibiti, diciamo, no? Dalla condizione patologica che si stabilisce dopo l'ictus. Questo provoca un dislocamento della testa omerale, quindi della spalla, rispetto alla sua posizione originaria. Perché praticamente sotto l'azione della forza di gravità i tessuti che sono deputati al contenimento vengono stirati senza essere, diciamo, perché non hanno la possibilità di contrastare appunto l'azione della forza di gravità. Per quanto riguarda la sindrome spalla-mano, forse la più conosciuta delle complicanze, delle conseguenze post-ictali a livello dell'arto superiore, diciamo che si presenta un decorso abbastanza tipico, inizia con un gonfiore improvviso a livello della mano e di tutto l'arto superiore. Successivamente il colorito della mano e dell'arto superiore diventa violaceo e le unghie diventano caratteristicamente bianche e opache. Cosa succede? Come procede la malattia? Innanzitutto l'arto diciamo, l'arto superiore, in particolare la mano, diviene ipersensibile a qualsiasi stimolo. Non si può nemmeno sfiorare diciamo, la mano di un paziente, come dire, che abbia questa conseguenza. In qualche modo poi diciamo, si risolve spontaneamente il gonfiore, questa situazione patologica si risolve spontaneamente, ma lascia delle conseguenze notevoli a livello dell'arto superiore, ma soprattutto della mano e del polso. Con quasi quasi viene bloccata diciamo, l'articolazione sia della mano e sia delle dita della mano che del polso. Questo logicamente condiziona fortemente la ripresa diciamo, motoria dopo un ictus, diciamo, no? E la partecipazione e la collaborazione del paziente al processo riabilitativo. Da profana le chiedo, si può parlare di prevenzione? Si può e si deve parlare di prevenzione, soprattutto si deve fare prevenzione, soprattutto se consideriamo un presupposto che queste complicanze non fanno parte della malattia dell'ictus, ma sono secondarie, ne conseguono. Quindi soprattutto considerando questo bisogna fare prevenzione, bisogna prevenire queste situazioni. Diciamo che la prevenzione, ormai ci deriva, diciamo, la capacità di poter prevenire, diciamo, queste situazioni ci deriva da studi più o meno recenti da cui ne sono conseguiti diciamo, protocolli più o meno recenti, più o meno conosciuti. Comunque abbiamo tutti gli strumenti in mano ormai per poter fare prevenzione in questo senso. La prevenzione si realizza attraverso il corretto posizionamento, la mobilizzazione precoce e il contenimento, diciamo, dell'arto superiore, il supporto, diciamo, parliamo più in particolare di ogni aspetto. Il posizionamento a letto del paziente, soprattutto nella prima fase, nella fase acuta, prevede il mantenimento di posture diverse a secondo che il paziente si trovi in decubito supino, in decubito laterale sul lato plegico, in decubito sul laterale sul lato sano, ad esempio anche attraverso il supporto di cuscini, insomma altri mezzi anche. Per quanto riguarda la mobilizzazione, ormai si sa che per prevenire, ad esempio, conseguenze quali le pieghe di decubito, bisogna mobilizzare il paziente ogni 2-3 ore. Per quanto riguarda i supporti, diciamo, quello che potrebbe essere il più conosciuto è il cosiddetto reggibraccio,
che evita appunto che l'azione della forza gravità stiri eccessivamente i tessuti che sono stati paralizzati, i muscoli che sono stati paralizzati dalla malattia, dall'ictus. Come vengono trattate queste complicanze? Nel qual caso si dovesse andare incontro, diciamo, ad affrontare, quindi affrontare queste complicanze, diciamo che le strategie, variano in base a quelle che sono le condizioni del paziente, no? Perché la variabilità di espressione della condizione diplegica di ictus varia in base alla sede della lesione, alla vastità della lesione e quindi a quelle che sono le capacità residue di un paziente. Comunque prevede sempre, bisogna sempre considerare un approccio multidisciplinare al trattamento. Cosa vuol dire? Che comunque in una situazione del genere, quindi in una situazione di sofferenza comunque per il dolore e di impossibilità di muoversi da parte del paziente, diciamo che ci sono più aspetti da considerare, quello medico-farmacologico, quello psicologico, quello riabilitativo, diciamo nel vero e proprio senso della parola, sia dal punto di vista, diciamo, del fisioterapista che del terapista occupazionale. Diciamo che si seguono degli step successivi. Ad esempio, sicuramente il primo passo che bisogna fare è quello di risolvere la condizione dolorosa e quindi, diciamo, è di competenza del medico questo, che deve prescrivere, diciamo, i farmaci adeguati e le cure, insomma, per poter risolvere, per poter ridurre la condizione dolorosa. Successivamente interviene anche la psicologa, lo psicologo per insomma, come sostegno e supporto alla situazione patologica del paziente. Dopodiché il terapista predispone un piano, insomma, che prevede la mobilizazione attiva passiva, esercizi di stretching e il rinforzo cosiddetto controllato dell'arto. E dopodiché, una volta che diciamo, si sono stabilite delle condizioni, entra in gioco il terapista occupazionale per, così dire, tra virgolette, normalizzare l'arto, cioè reinserirlo nelle attività della vita quotidiana, insomma, anche in attività ludiche, in base sempre alle condizioni, diciamo, alle capacità motorie residue del paziente. Una domanda che le faccio è questa. Un paziente che ha avuto questo, che ha avuto l'ictus e ha queste conseguenze dell'ictus, lei diceva ha bisogno di alcune posizioni anche nel letto, insomma, anche se ho ben capito come viene sollevato dal letto, come viene messo sulla sedia, insomma, come viene aiutato. La famiglia può avere ruolo in questa riabilitazione? Ci deve essere il contatto tra, diciamo, la famiglia e il tecnico di riabilitazione, cioè il dottore che si prende cura del paziente. Quello che bisogna in qualche modo comprendere bene è che noi diciamo che i familiari e i caregivers diciamo, del paziente devono diventare parte attiva del trattamento, cioè devono far parte del team riabilitativo anche loro. E in qualche modo perché? Perché bisogna considerare che un paziente non vive solamente il momento riabilitativo, ma vive una sua quotidianità in cui deve essere lavato, deve essere aiutato a vestirsi, deve essere aiutato a trasferirsi per poter magari mangiare o per poter raggiungere i servizi. Diciamo, chi lo gestisce durante la quotidianità sono o i familiari o i caregivers, i cosiddetti caregivers. Proprio facendo questa considerazione, bisogna considerare di istruire nella maniera adeguata, sin dall'inizio, sin dalle prime fasi, di istruire con le tecniche giuste, diciamo, i familiari diciamo, le persone che si trovano a gestire i pazienti in condizioni patologiche, in questa condizione patologica. Diciamo che lo si deve fare soprattutto per evitare manovre, diciamo, e movimenti, diciamo, inconsulti, no? Che potrebbero provocare dei danni. Faccio un esempio, una persona che non sa che non deve strattonare
un paziente per l'ortoplegico, magari mentre lo sta vestendo quando è seduto a letto, oppure non lo so, un paziente che magari sulla carrozzina è scivolato in avanti, deve essere risollevato. Noi sappiamo che non deve essere preso da sotto le ascelle per essere sollevato, ma magari una persona che non ha la sufficiente preparazione tecnica non lo sa. Quindi bisogna, e in qualche modo c'è anche un altro aspetto da considerare, che i familiari sono forse il momento e lo strumento di supporto emotivo principale, perché diciamo, si trovano ad affrontare e a gestire i pazienti 24 ore su 24. Cicli di riabilitazione o una riabilitazione costante per questi pazienti? No, diciamo che allora, per quello che riguarda l'ictus in generale, diciamo che le possibilità di ripresa maggiori per un paziente che ha avuto la sfortuna di subire un evento patologico del genere, sono fondamentali i primi 6 mesi. Nei primi 6 mesi è fondamentale intervenire. Dopodiché, comunque, sono persone che a cicli ripetuti e non sempre continui, diciamo, dovranno fare riabilitazione a vita. Diciamo, questo è perché hanno bisogno, diciamo, del supporto del fisioterapista, della capacità comunque di essere aiutati nel muoversi, di essere indirizzati e guidati nel muoversi. Per quanto riguarda invece la risoluzione delle complicanze di cui abbiamo parlato prima, si dovrebbe cercare di risolvere nel più breve tempo possibile, perché se diciamo, compaiono queste complicanze durante il percorso riabilitativo, come abbiamo detto prima, rischiano di ostacolarlo, di ritardarlo e di togliere la possibilità al paziente di recuperare alcune possibilità. La robotica serve? La robotica serve, ma soprattutto per il recupero diciamo, delle capacità motorie residue in generale, non delle complicanze nello specifico. Possono aiutare, logicamente possono aiutare nella risoluzione delle complicanze, ma bisogna considerarne un aspetto, diciamo, più globale dell'intervento sull'ictus. Questo, Come interviene il fisioterapista? Manualmente? diciamo che sì, interviene manualmente perché esistono degli interventi che sono dettati dall'istruzione di noi terapisti su diverse metodiche. Ogni metodica poi ha presupposti fisiologici diversi, ma comunque diciamo, ci sono diverse metodiche che ci permettono di intervenire sull'ictus. Quindi il fisioterapista si deve aggiornare anche costantemente sulle tecniche da utilizzare con questo tipo di paziente. Sì, bisogna aggiornarsi costantemente, ma noi siamo obbligati anche a livello normativo e legislativo a farlo ogni anno, quindi non sempre specificatamente sull'ictus, ma comunque siamo obbligati annualmente, diciamo, dalla legge a farlo.